Pronti per presentare il giudice del raggruppamento delle migliori razze italiane. I soggetti che vedremo sono tutti migliori di razza della loro razza di appartenenza e saranno giudicati da Gianni Fulgenzi, che ringraziamo per essere qui con noi. Cane da pastore maremmano abruzzese, mastino napoletano, spinone italiano bianco arancio, lagotto romagnolo, volpino italiano, maltese, bolognese, piccolo levriero italiano. Abbiamo un vuoto delle razze segugie. In realtà abbiamo 16 razze canine riconosciute in Italia. Abbiamo razze da guardia del gregge e ora il nostro giudice Gianni Fulgenzi presenterà singolarmente, farà muovere singolarmente i vari soggetti proprio per valorizzare il nostro patrimonio cinotecnico. Il primo soggetto ad essere mosso è il cane da pastore maremmano abruzzese, una razza antichissima che si origina con la transumanza nelle montagne dell'Abruzzo per i mesi estivi e nella pianura maremmana per i mesi invernali, sempre accompagnando quelle che sono le greggi di ovini. Razza antichissima è quella del mastino napoletano, presente già in epoca romana, discendente dei mastini dell'Epiro. Ci spostiamo sui cani da ferma per lo spinone italiano, razza originaria della pianura padana, selezionata per la caccia in terreni cosiddetti sporchi, ovvero dove sono presenti rovi, arbusti o acquitrini. Molto conosciuto anche nel nord Europa, dove ben allevato e apprezzato anche per le sue doti di compagno. Lagotto romagnolo, originario del delta del Po, razza selezionata per la ricerca del tartufo ai giorni nostri, in passato un eccellente riportatore in acqua. Volpino italiano, razza molto antica, fa parte proprio del ceppo volpino. Pensate che con questa forma sono stati trovati resti anche nelle palafitte, nelle regioni del Veneto e del Trentino. Cane molto diffuso nell'Italia centrale. Si dice che Michelangelo abbia affrescato la Cappella Sistina con cani di questa razza, perché venivano utilizzati come campanelli d'allarme per proteggere la merce trasportata sui carretti. Di tutt'altra origine il maltese, razza portata sulle navi per tenere lontani i topi. Maltese non deriva dall'isola di Malta, ma l'isola di Malta ha questo nome, nome che ha come radice un termine che definisce diverse città portuali dell'Italia meridionale. Sulle Alpi Orobie abbiamo questa razza di cani da pastore, che è il cane da pastore bergamasco. Una razza anche in questo caso molto antica, proveniente dall'est Europa. Una razza di cani conduttori. Abbiamo in questo ring il binomio ideale dei cani da pastore. Il pastore bergamasco è un conduttore. Il cane da pastore maremmano abruzzese è un difensore, differenti attitudini comportamentali anche nella vita quotidiana. Cane da compagnia è il bolognese, con il classico mantello a cavatappi.
Anche in questo caso piccolo cane da compagnia di origine Bichon, cugino del Bichon à poil frisé e del Barbone. Piccolo levriero italiano, razza già diffusa nell'epoca romana imperiale, si presume arrivasse dall'Egitto, in quanto in Egitto troviamo come forma piccola dello slughi levriero arabo rappresentati soggetti simili a questa razza sulle piramidi di Nefertiti e Nefertari. Lo vediamo nella colorazione grigia. Chiedo cortesemente di non chiamare i cani da bordo ring, grazie. Laura, quindi, quali sono i soggetti scelti dal nostro giudice Gianni Fulgenzi? Allora, prima di dare la classifica, invitiamo sul podio Cremonesi Luigi, presidente del gruppo cinofilo di Parma. Un applauso per il presidente del gruppo cinofilo parmense che si reca sul podio per la premiazione, Luigi Cremonesi, insieme al nostro giudice per premiare. Al terzo posto Mastino Napoletano. Mastino Napoletano al terzo posto. Secondo posto, Pastore Maremano Abruzzese. Vince Bolognese.